che vi dica che sono risate registrate e questo non è uno studio televisivo. Benvenuti al Better Call John Quarantena Show, lo show che vi tiene compagnia durante questo difficile periodo di isolamento. Vi starete chiedendo, ma cosa c***o è questo show? Beh, prendetela come un'occasione per stare insieme, conoscere nuovi artisti, nuovi musicisti, ma soprattutto tanti fenomeni da baraccone. Ehi, a proposito di fenomeni da baraccone, direi di iniziare con la nostra prima rubrica, la Talentena! Buonasera a tutti, anzi, buongiorno. Per me è un onore essere nominato da Better Call John per il suo futuro show che ci allieterà tutti in questo periodo buio, per alcuni non troppo buio. A me questa quarantena mi sta piacendo. E spero che genererò in voi un mix di divertimento e schifo. Schifo, perché lo schifo va bene, va molto bene. Quindi non abbiate paura ed immergetevi nei meandri del Better Call John Quarantine Show. Nu vas a zecuse e nu poca metal. Ciao ragazzi, Mimmo Taki from Brusciano. Un saluto agli amici di Better Call John per Quarantena Show. Un po' di rap. Un saluto a mio fratello John Tammaro. Yes. Yeah. Eh sì, ma sto fatto non si sgama. Faccio rap in quarantena in tano video con pigiama. Eh sì, John Tammer mi chiama, piglio beat e pomo sbrana, mentre scrive una tua brana, cama chiude a tutte l'ore, se sudo poco calore, passa a chiudere, mi giudo, prima rude per un'ora, basto fiuto per l'adore, l'acuto per l'ardore, attitudine, amicudine, o preludio e la passione, rabbusciano e sto mimone, e l'acqua non si calma, una puttana fatta seria, faccio tutti questi zanfari, circa a lungo broro, porto mezzo a mille spande, che ho flusso originale, come fa Giovanna Tammer, fa video e contenuti, rimmo tu, ma che vuoi tu, guardo quarantena show, diretto, da Smart TV, un tuo tipo demenziale, un mio film è Natale, quindi Better Call John sul robo originale. Buonasera a tutti, il mio nome è Gabriele, saluto Better Call John. Oggi farò una citazione di un grandissimo film degli anni 90, Terminator 2, e mi appresto a fare una delle scene principali. Un secondo solo che la mia arma sta fuggendo, quindi mi devo sbrigare. Comincio. Ricordi quando ho detto che ti avrei lasciato andare? Beh, ho mentito. Ho mentito. Ciao, sono Giovanni, ora vi recito una poesia. Silvia non mi ancora. Quel tempo della tua vita mortale. Quando beltà. Ti ho fatto a casa. Un po' di sana cultura. E poi dicono che i giovani hanno perso l'interesse per la poesia. Questi erano i talenti della nostra prima puntata. Se anche tu credi di aver talento, inviami i tuoi video all'indirizzo quarantenashow@gmail.com. Ed ora continuiamo con il nostro show.
In questo momento molti di voi saranno tenuti in vita da Netflix o da qualsiasi altra piattaforma in streaming che trasmette film o serie TV. Quindi la mia domanda sorge spontanea. Voi le serie le guardate doppiate o con i sottotitoli? Fatemelo sapere nei commenti. L'Istat sarà sicuramente molto interessato. Per farvi capire qual è la mia posizione al riguardo, oggi voglio presentarvi uno YouTuber che mi ha colpito molto. Il suo nome è Andrea Settemarino e sul suo canale spiega in modo molto semplice ed efficace l'importanza e le difficoltà del mestiere del doppiatore. Il canale si chiama RaveTube, vediamo insieme qualche clip. E benvenuti qui sul canale di RaveTube, mi raccomando iscrivetevi. Ma oggi sono qui con Samuele Portaponti, sì, conosciuto anche come Norman Reedus. Allora, com'è stato cagare sì. in motion capture? Sì, è stato... figo, perché sai, io amico, cago anche nella realtà. È una cosa... che mi viene naturale, perché, sai, tutti caghiamo e io pure, quindi un bozzo di merda e succede. Oh, e... sì, in effetti posso capire che sia difficilissimo, perché veramente questo genere di attività non è il genere di cosa che potrebbe fare chiunque. Pensa, ci sono un sacco di persone che non lo fanno realmente. Addirittura hanno assunto delle persone per farlo al loro posto. È una cosa terrificante. Tra l'altro, so che anche tu bevi e pisci, anche queste cose le hai fatte lì, vero? Ma ti prego, siamo tutti molto curiosi, per favore, parlacene. Sì, amico, io avevo provato a bere nella realtà e un sacco di volte io bevo, apro le lattine e mi piace molto, ma mai in motion capture. Motion capture non è la stessa cosa, perché non caghi per davvero. E per esempio, non ho fatto la pipì per davvero, è ovvio, no? E non ho bevuto... per davvero, sì, è chiaro, è giochiamo, sì, ma mi è piaciuto. Secondo me, semplicemente, la gente non ha capito un cazzo di questo gioco. Ed non è colpa mia, è colpa loro. Il gioco è perfetto, non ha nessun difetto. E poi che c'è di male? Sei un fattorino, è una cosa nuova, moderna, non si era mai vista. Preferite il solito GTA del cazzo. Volevo fare qualcosa di diverso, di maestoso. E la gente ha cominciato a dire che il mio gioco è un fattorino simulator e se ne andassero tutti a fanculo dopo questa affermazione. Perché io, beh, ho fatto Metal Gear e... cavolo, vi ho messo l'attore di The Walking Dead. L'ho fatto recitare insieme a Guglielmo del Toro, ma chi l'aveva mai fatto? E la trama è complessa e quindi non è che adesso i bimbi minchia possono provare ad approcciarsi. Cosa? Possiamo acquistare la Disney? Sul serio? D'accordo. D'accordo, d'accordo. Domani vai dal tabaccaio e fagli una ricarica sulla loro PostePay. Sì, d'accordo. Ciao, 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 ciao. Bene, amici, andiamo avanti con il nostro show. Il prossimo ospite è un artista che rincorro da molto tempo e solo oggi è stato possibile fare qualcosa insieme. Sto parlando di Alessandro Freschi, detto Fre, che ci farà compagnia con la sua simpatica rubrica. Vediamola insieme. Ciao Better Call John, ciao amici di Quarantena Show. Io sono Fre e oggi capiremo come disegnare un cazzo insieme. Dite voi, ma che ci vuole? Lo disegniamo da quando eravamo alle medie. Questo cazzo non è un cazzo come tutti gli altri, perché questo è un cazzo rotto. Vediamo come farlo. Innanzitutto disegniamo le forme principali a matita, così da poterle cancellare in un secondo momento. Partiamo dalla capocchia. La capocchia ha una forma tondeggiante e finisce leggermente a punta, così. Continuiamo con il fusto. Io l'ho disegnato a serpentello, con una curva verso l'alto e una verso il basso. Ora dobbiamo disegnare il punto di rottura. Io ho immaginato che quando il cazzo si rompe, come dire, sfilacciandosi. Ecco così. Ora passiamo alla base del cazzo. Anche qui avremo un punto di rottura. E gli stessi sfilacciamenti di prima. Disegniamo la base del fusto. Disegniamo una folta chioma di peli pubici. E sotto la base del cazzo, due enormi palle poggiate a terra. Siamo pronti per ricalcare. Io ho usato un pennello a punta doppia. Mi raccomando, dobbiamo essere molto precisi, ma allo stesso tempo molto fluidi nel gesto. Possiamo usare un pennino a punta più sottile per i dettagli, ad esempio per rappresentare i tessuti spugnosi del cazzo. Abbiamo quasi finito la nostra opera.
aggiungiamo un po' di ombre per il cazzo poggiato a terra e per le palle che posano pesanti sul suolo, e finalmente è il momento di colorare. Io ad esempio ho colorato la base del cazzo con un bel rosa palle, invece la punta caduta a terra l'ho fatta in verde, perché ho pensato che il cazzo si era rotto da qualche giorno e allora è andato tipo in cancrena, tipo gli ortaggi nel frigorifero. Ciò non toglie che voi potete colorarlo un po' come vi pare, dando spazio alla vostra fantasia. Ecco, ora tutti quanti sappiamo disegnare un cazzo rotto. Proviamo a farlo tutti insieme in famiglia e poi facciamo a gara chi ha il cazzo rotto più bello. Al prossimo appuntamento, io sono Fre e vi saluto fortissimo. Ciao amici! Siamo arrivati al momento più atteso del nostro show, il momento della musica. Concludiamo con un brano di Sly and Family Stone intitolato If You Want Me to Stay. E date le circostanze sarebbe meglio aggiungere Tom. Credo sia superfluo ricordarvi ancora una volta che in questo momento è di vitale importanza restare a casa per la vostra salute e per la salute dei vostri cari. Quindi bando alle ciance e godiamoci insieme If You Want Me to Stay e Tom. Available for you to see. I'm about to go, and you know, for me to stay here, I've got to be me. You're never being down, that's what's all about. You can't take me for when that is bad. Count the days I'm gone, forget what you mean by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. You gotta get it straight, how could I ever be late? You're my woman taking up my time. How could you ever laugh? I guess I wanna hide. How could you get out of pocket of fun when you know that you never know my number one, gotta be number one. Thinking, I wish I could get this message over to you. La parte più difficile è stata trovare una felpa pulita in quarantena. Bene, questo era If You Want Me To Stay e colgo l'occasione per ringraziare i musicisti che hanno partecipato a questo simpatico videoclip. Solo che, scusatemi, il gobbo continua a muoversi. Smettila, dannato gobbo. Ecco. Allora, ringraziamo Cassandra Rapone, Johnny Dema, Paolo Maurelli, Ben Romano, Enrico Big Man Scarpa e Angelo Cioffi. Non dimenticate di seguirli, in descrizione troverete tutti i loro contatti. E soprattutto, se sei un musicista e vuoi partecipare alla prossima puntata, contattami all'indirizzo quarantenashow@gmail.com.
Amici, questa prima puntata del Quarantena Show volge al termine. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, un commento e non dimenticate di iscrivervi attivando la campanella degli avvisi per non perdervi le prossime ed eventuali puntate. Spero voi stiate tutti bene e che questo breve tempo passato insieme vi abbia strappato un sorriso. Buonanotte.